Allora, Bologna sicuramente si dimostra squadra durissima da affrontare, squadra tosta. Il divario che c'è alla fine, figlio di un grande nostro quarto-quarto, però per tre quarti sono stati veramente bravi, mettendo grande fisicità e rimanendo sempre attaccati alla partita. Abbiamo avuto un buon approccio all'incontro. Sicuramente all'inizio abbiamo sofferto un pochino rimbalzi d'attacco, ne hanno presi 8 il primo quarto e questo è una cosa su cui dovremmo porre massima attenzione domenica prossima. Abbiamo allungato perché comunque abbiamo prodotto buone situazioni di tiro, buoni tiri costruiti di squadra, qualche contropiede e questo ci ha permesso di allungare. Bravi nel primo tempo, soprattutto Amoroso, a tenerli in partita, a ricucire quello strappo che si era creato con i suoi 14 punti e nel secondo tempo bravissimo Campogrande, ha fatto un po' l'Amoroso del primo tempo, quando noi allungavamo è stato quello che un po' l'ha tenuti a contatto, ecco. Quindi diciamo che l'approccio nostro è stato molto buono, la voglia di allungare e la decisione con cui l'abbiamo fatto è stata buona. Dobbiamo cercare di non dare, soprattutto ai giocatori che entrano in striscia, a non dargli troppa fiducia. Poi Amoroso è un giocatore sicuramente di alta categoria e quando entra in striscia è sempre stato così, poi è difficile da contenere, ha fatto anche dei canestri con la mano addosso, però soprattutto terzo quarto, qualche situazione di troppo facile, mi ricordo un cost-to-cost di Campogrande, quelle sono cose che non devi concedere e su cui devi porre più attenzione. Poi è chiaro, è la nostra 17ª partita di playoff, quindi ecco, l'abbiamo giocato 2 giorni fa, quindi è chiaro che un pochino di lucidità a volte ti viene a mancare. L'importante è sempre rimanere focalizzati su quello che è l'obiettivo e pur avendo momenti negativi, d'impasse, un pochino di alti e bassi nel corso della gara, l'importante è mirare sempre lì all'obiettivo che adesso è a una vittoria di distanza. Come? Non sembrate stanchi. Ma lo siamo, però c'è grande adrenalina e grande voglia di fare. Io quando all'allenamento vedo il giocatore di turno che magari fa 1 su 2 liberi e si ferma a fare 5 piegamenti sulle braccia senza che io gli dica niente, vuol dire che c'è grande voglia di giocare, grande voglia di stare in campo, grande voglia di vivere questi playoff con entusiasmo. Ecco, c'è stanchezza ma c'è grande entusiasmo e c'è grande adrenalina dentro di noi. Parlava di continuità in atto di 40 anni. Questa è stata sempre la nostra forza, e è quello su cui puntiamo, sul gioco di squadra, sulla collaborazione, su trovare comunque situazioni di tiri coinvolgendosi l'uno dall'altro. Io è dall'inizio dei playoff che dico che la nostra chiave è il passaggio e giocare insieme. Quando noi ci passiamo la palla riusciamo a essere tutti coinvolti e questo ci porta sicuramente a stare in partita, perché è chiaro che un giocatore quando inizia a fare canestro è chiaro che è ancora più coinvolto nell'incontro, è ancora più attento, più galvanizzato, ecco. Quindi oggi siamo stati bravi ad andare tutti a segno, mi dispiace per Leonardo che è quello che ha giocato anche poco, ecco, però non è andato a segno. Però diciamo che la forza di giocare insieme, la collaborazione, la voglia di passarsi la palla è stata la nostra chiave sempre. Poi abbiamo posto una grande difesa, secondo me, mettendo pressione, mettendo aggressività e non subendo più tanto al rimbalzo, ma andando a nostra volta al rimbalzo d'attacco
e 15 rimbalzi d'attacco sono una cosa importante che sicuramente alla fine ti ha dato anche quel break decisivo. Cosa aspettate adesso? La prossima gara a Bologna? Adesso noi dobbiamo essere focalizzati sull'obiettivo. L'obiettivo è lì, a una vittoria, e rimanere concentrati su quella. E prepararsi bene per giocare. Sappiamo che se andiamo a Bologna e vogliamo sfidare i 6.000 spettatori è impossibile. Dobbiamo andare a Bologna e giocare 5 contro 5, pensare solo al campo e essere soltanto concentrati sull'aspetto tecnico del gioco. La partita la vittoria di Scafati, quello ci ha dato grande maturità sotto questo aspetto, e sono convinto che quella vittoria lì ha dato grande maturità che ci stiamo portando avanti, e anche stasera la squadra ha giocato una grande partita mostrando grande maturità sul campo. Altre domande? Un dubbio che è arrivato, che forse dice potrebbe essere perché non molta attenzione con l'anno. Non ho capito, scusa Federico. Un dubbio che è arrivato, la parte di Brescia ti copre in parte anche di tante palle perse. Sì, abbiamo avuto palle perse un po' stupide, un po' di la palla che ti scivolava dalle mani, la non prontezza a ricevere un passaggio e essere aggrediti. Quella è la base della pallacanestro, è essere più basso, più attento, proteggere la palla. Quelle sono cose su cui lavoreremo in questi giorni, però ecco il fatto di aver dominato alla fine il rimbalzo, ne hanno presi 9 più di loro, è stato soprattutto nell'ultimo quarto, non so se hanno preso qualche rimbalzo d'attacco loro, però lì è stata veramente la chiave. Qualcos'altro? Alberto? Sempre adesso meridiano. Carico. Carico perché intanto il primo obiettivo è stato raggiunto, quello di mantenere il fattore campo e di andare sul 2-0. E ora siamo lì, a un passo dall'obiettivo e siamo concentrati su quello. A posto così? A posto così. Grazie a voi. Grazie.